Imputato per omicidio e occultamento di cadavere, l'allora compagno della madre, che secondo gli inquirenti avrebbe agito perché nessuno scoprisse che la ragazza era rimasta incinta. Siamo in diretta, a te Maria Grazia. Esatto, è proprio così Eleonora, buongiorno, buongiorno a tutti. Da alcuni minuti sta parlando la mamma di Agata Scuto, Mariella. Mariella sta ripercorrendo quelle che sono state le fasi iniziali della sua relazione con Rosario Palermo. Rosario Palermo presente in aula, così come sempre avvenuto dall'inizio del processo. Che cosa sta dicendo? Che la relazione era una relazione molto movimentata perché litigavano di frequente. Ma poi che cosa è accaduto? È accaduto che questa storia è terminata, ma è accaduto anche che questa povera ragazza è scomparsa nel nulla. Cosa è accaduto ad Agata Scuto, questa ragazza con gravi disabilità? Io proverei anche a farvi ascoltare alcune parole della mamma. L'audio forse non è perfetto, però quantomeno ci rendiamo conto di quello che sta dicendo. Ecco, il litigio, parla del litigio. C'era una questione anche per i soldi, mi ha detto, no? Cioè, se io non riesco a comprendere che ho fatto, perché lui si lamentava per pagare i soldi, me lo spiega meglio. Cioè, il fatto è che giustamente quando c'hai i figli poi ci devi dare da mangiare, giustamente. I figli, allora non lavorava, Gianluca se n'era andato con la moglie, sempre Gianluca qualche lavoretto se ne l'ha fatto. Ma quello piccolo non lavorava in stia. Ora invece si è sistemato perché ha una famiglia, una cosa. Sempre con problemi perché non ha. E quindi, scusi, il signor Palermo ha dei soldi perché. No, lui sa, mi veniva di incontro a volte, faceva un po' di spesa, comprava qualche cosa, o cucinava lui, cucinava. Ma lei ti vedeva? Io non lavoravo perché avevo i figli a casa e non lavoravo anche, stavo in un posto molto lontano, non avevo macchina a piedi, mi veniva un po' distante. La stanza dove stavo mezza di campagna, molto distante. Come viveva? Come viveva io, avvocato, è giudice, io sono di Ingeta. Io purtroppo il padre, quindi i miei figli, mi ha abbandonato con quattro bambini ancora. Io poi non dico sono in depressione, sono stato ricoverato in psichiatria, mi sono stato in collegio perché non potevo fare più. E poi i miei figli non devono andare da mangiare perché non avevo soldi, quasi non dava niente, mi ha domandato per un pacco di pasta che ho potuto andare a mangiare e tutta la notte ho potuto andare a mangiare proprio qui. Io ecco, sì. Sì, grazie, perché sa che cosa sta raccontando Maria Grazia? Che cosa sta raccontando esattamente? Sta raccontando le difficoltà. Sta raccontando, sta parlando di quelle che erano le difficoltà di una famiglia, le difficoltà ad andare avanti, perché Mariella dice di essere stata abbandonata da suo marito quando i bambini erano ancora molto piccoli, quattro figli da crescere, tante difficoltà, a volte a casa mancava anche il cibo e quindi si arrangiava, lavorava saltuariamente e diceva per me è stata dura andare avanti, è stato faticoso aiutare i miei figli a crescere. Questo è la fase iniziale, questo è il momento iniziale di quelle che sono le dichiarazioni di questa donna. Certo è che poi si arriverà al momento clou, al momento in cui si racconterà proprio di quel 4 giugno, giorno in cui Agata Scuto è scomparsa dalla sua abitazione. Ricordiamo che quel giorno una vicina di casa notò la macchina di Rosario Palermo all'esterno dell'abitazione della signora Mariella e vide addirittura Agata all'esterno della casa. Poco dopo di questa ragazza non si è saputo nulla e come dicevi giustamente tu, probabilmente all'origine di tutto, all'origine della scomparsa, dell'omicidio, perché questo è il quadro accusatorio, omicidio, occultamento di cadavere, c'è una gravidanza. Questa ragazza probabilmente era in attesa di un bimbo e di questo la ragazza in qualche modo parlò con la mamma, disse che di lui, esatto. La mamma parlò con la ragazza parlò con la mamma e disse che aveva un ritardo, il ciclo mestruale di 2 mesi e in qualche modo parlava della mamma come di una donna, sul suo diario scriveva mamma cornuta, quindi questa definizione proprio perché probabilmente lei aveva una storia
storia, una relazione con Palermo ed era gelosa del fatto che la sua mamma continuasse ad avere contatti, quindi ad avere rapporti con quest'uomo di cui lei forse ingenuamente si era invaghita, forse c'era questa figura paterna, quest'uomo che le aveva fatto credere chissà che cosa. Ricordiamo che Agata, oltre ad avere delle disabilità, era cresciuta senza il suo papà, quel papà che, devo dire, non abbiamo mai visto in queste udienze. Siamo alla terza udienza e quest'uomo non si è mai fatto vedere. Ecco, invece l'imputato c'è, è presente lì. Sì, assolutamente. Qui nella cella lo abbiamo visto arrivare questa mattina, presente sempre. Noi siamo alla terza udienza, come abbiamo detto, ed è sempre stato presente. Naturalmente io questa mattina ho chiesto alla donna, ad Mariella, proprio cosa provasse nel rivedere Rosario dopo tanto tempo, perché quest'uomo è stato arrestato a gennaio e lei mi ha detto: non voglio neanche guardarlo in viso, vorrei soltanto chiedergli dov'è mia figlia, dov'è mia figlia, vorrei darle una degna sepoltura. Questa è, allora, Alessandro, dicevo, no? Siamo entrati in due aule di tribunale per raccontare due processi, due storie assurde purtroppo vere. Alessandro. Stiamo vivendo una fase televisiva, grazie a te, la tua trasmissione, e grazie alla Corte e alle parti, che per un certo periodo si era persa, e cioè la possibilità di una pubblicità assoluta dei processi. Sono pubblici i processi, ci sono le corti d'assise, sì, ci sono tutti, i giudici popolari, c'è, cioè, il pubblico. Ci permettono di entrare, abbiamo i permessi, non è che entriamo. Certo, no, infatti ho detto, grazie a te la trasmissione e alle parti, alla Corte e tutto il resto, ma per molti anni non si è fatto. Ed è molto importante questa cosa che stiamo vivendo grazie a voi e questa trasmissione, perché ci sono dei processi, tutti sono gravi, tutti sono importanti, tutti sono coinvolgenti, che però colpiscono in particolare l'opinione pubblica, anche perché ci danno il segno di alcuni cambiamenti dei rapporti familiari, dei rapporti sociali. E quindi poter seguire di persona, non solo attraverso le sintesi dei bravi colleghi che poi ci raccontano come sono andate le udienze, ma di persona quello che dicono i magistrati, quello che dicono gli inquirenti, quello che dicono gli avvocati difensori, quello che dicono gli imputati, è una grande novità che torna, perché in passato c'era stato un giorno in pretura, ve lo ricordate, sì, su Rai 3, è un'abitudine che si era un po' persa, e questo è molto utile per la democrazia giudiziaria. Non so se Sabella è d'accordo. Sì, no, sono perfettamente annuito. D'accordo, mi dispiace semplicemente che ieri avevo udienza, domani ho udienza e oggi arrivo qua mi trovo due udienze. Insomma, è il mestiere suo. Allora, un giorno. Ho visto la macchina, parliamo di questo caso, ho visto la macchina, la ragazza che stava fuori, ascoltiamo il racconto della vicina di casa. Questo racconto è fondamentale perché ha visto Agata lì il giorno della scomparsa, della sua scomparsa, vicino appunto all'imputato, a quello che adesso poi dovrà rispondere di omicidio, occultamento di cadavere. Sentite. Io non l'ho visto la macchina, è la ragazza. La macchina fiora la testa, lei. Mi sembra che erano le 8:30, che ora non è che mi ricordo più. Comunque, verso le 8:30, perché andavo da mia mamma io, che stava, noi che stava male, ci andavo tutti i giorni. E ho visto la macchina e la ragazza che era fuori, vicino alla porta. Come stava? La ragazza? Bene. Noi parliamo del giorno della scomparsa. Bene, stava, bene. Io l'ho vista e mi ha salutata. Ho detto ciao Ale, mi ha detto buongiorno e basta. Ho visto che c'era la macchina di lui, però non è che c'era lui, non l'ho visto a lui. Non so, no, se lui era dentro, no, se lui era dentro a casa sua. Io non l'ho visto. Così come non sa se Agata è uscita. No, perché io non me ne sono andata. Io sono andata da mia mamma e poi me ne sono andata. Poi quando sono ritornata, verso le 4 è venuta la mamma Mariella dicendo che tua figlia non c'era. Ecco qua, continuiamo ad ascoltare questa importantissima testimonianza della vicina di casa, sentite. Era malata, non stava bene Agata, non stava bene, aveva problemi, quindi non neanche ti dava confidenza, no, perché lei non dava confidenza a nessuno. Neanche a lei che era una vicina di casa? No, a me solo mi salutava, veniva ogni tanto a domandare cose.
da mangiare, un pochino di zucchero e basta. Quindi lei dice non si sarebbe allontanata, no, con altre persone? No, non ci dico al 100%, ma al 99%, perché non stava bene, poverina, non è che faceva male a qualcuno, non faceva male a nessuno, si vergognava, perché lei non parlava con nessuno. Lei per forza salutava, ce lo dicevo io, ciao Agata, ma poi abbassava la testa, non alzava mai la testa questa ragazza, ma tutto poteva pensare che poteva succedere una cosa di questa. Questa testimonianza è fondamentale, no Tonia? Per... Certo, allora, è chiarissimo, diceva non alzava mai la testa, non si allontanava, era in difesa e quindi se, la disabilità non deve essere un di più per difendere da parte di una madre la figlia, però in questo caso fa ancora più orrore e più specie perché ci troviamo di fronte a una persona incapace, fragile ancora di più e quindi vediamo, come giustamente è stato detto, delle matrici patologiche che a livello relazionale, materno, che fanno orrore, che tu scopri o manifesti attraverso la trasmissione, ma che in realtà, mi sento di dire, sono nascoste, più nascoste di quello che pensiamo e non vengono denunciate per tanti motivi. Allora, Maria Grazia, continua il racconto di questa mamma che noi stiamo testimoniando in diretta, fra l'altro tu l'hai sentita, l'hai intervistata stamattina, però è fondamentale quello che racconta. Ce lo dici tu? Perché sì, assolutamente. In questo momento... Certo, in questo momento sta parlando del denaro. Agata percepiva una piccola pensione di invalidità di circa 288 euro e ha raccontato che la stessa Agata avrebbe fatto un regalo a Rosario Palermo, gli avrebbe dato 1500 euro ed altri 1500 euro gli sarebbero stati dati dalla stessa Mariella per l'acquisto di un'autovettura. Quindi questo è il momento in cui la signora Mariella sta parlando proprio di questa pensione, la pensione che percepiva Agata in quanto una ragazza affetta da alcune patologie e quindi aveva questa pensione di invalidità. In merito alla vicina di casa Eleonora, di fondamentale importanza, ricordiamo che quella donna è stata già ascoltata come teste nell'udienza precedente e ha raccontato proprio quella mattina del 4 di aver visto l'autovettura di Saro, cosa che Saro Palermo ha sempre negato, perché lui ha detto che quella mattina non si trovava in quella zona ma era altrove a raccogliere l'origano, insomma a lavorare. Invece quella donna ha testimoniato un'altra cosa, ha detto di aver visto quella macchina di fronte all'abitazione di Agata ed Agata era all'esterno della casa, ma è bene ricordare che in quel momento non ha visto Saro Palermo. Dove era Saro? All'interno dell'abitazione? Si era allontanato? Non abbiamo idea in questo senso. Ma lui che cosa risponde, scusa, su tutta questa vicenda? Ha negato tutto? Dove era il giorno in cui è scomparsa Agata? Assolutamente sì. Lui dice che era nel Siracusano, stava raccogliendo dell'origano, stava raccogliendo delle lumache e questo era il suo lavoro. Quindi lui dice: io in quel momento non mi trovavo ad Acireale. Acireale è il paese in cui viveva Agata e in cui vive ancora adesso la Mariella. Ma lui si è sempre detto estraneo ai fatti. Ma ricordiamo che per il GIP c'è un quadro accusatorio ben preciso, perché lui durante i suoi tragitti in macchina parla a voce alta e in qualche modo parla di dell'omicidio di Agata Scuto, dice di averla uccisa, allora, e di averne occultato il corpo e dato alle fiamme. Ecco, sì. Continuiamo a sentire la testimonianza, altra testimonianza che definisce Rosario un uomo molto aggressivo, è un uomo che minacciava tutti, alzava le mani su Agata e sulla madre, che intravedeva qualcosa di strano nel rapporto tra Rosario e Agata. Vedevo che stavi facendo le riflessioni. Sì, stavo facendo le riflessioni. A parte il fatto, fammi dire, sottoscrivo ogni parola, sì, di quello che ha detto Cecchi Paone prima, da vecchio topo di tribunale. Sì. Queste... Io o te? Io. Entrambi. Topo sono io. Vedo due storie molto diverse questa mattina. Una mi sembra proprio orientatissima, quella di Benno. La seconda, c'è stata anche la confessione. A mio parere ci sono troppi condizionali, troppe forze, troppe ipotesi per arrivare a un quadro accusatorio. C'è una serie di indizi ma non vedo una prova, c'è questa testimonianza della ragazza, ha visto una macchina, insomma non è che sia
non ha visto la pistola fumante. Il tipo in macchina dice tante cose, non dice solo l'ho ammazzata, ma dice pure a un certo punto l'ha ammazzata quell'altro e fa un nome specifico di una persona che è stata in qualche modo controllata. E in più questa gravidanza, ricordiamolo, non c'è una prova, c'è un'ipotesi, c'è il fatto che lei abbia confessato, abbia confidato alla madre di avere questo ritardo, non è che mai detto di avere una relazione con il patrigno. C'è questo ferro insanguinato in cui l'uomo si sarebbe ferito e che a un certo punto avrebbe detto a una sua, a una delle due persone che sono indagate di andarla a nascondere in un posto in modo che lui sarebbe ferito lì. Che abbiamo? Abbiamo un comportamento, per dirla forse con sapere, rattuso, cioè un comportamento equivoco di una persona che cerca in qualche modo di depistare, ma questa non è una prova di essere un assassino. Soprattutto in certi contesti in cui per abitudine si mente, si dipista, si cosa. Che questo abbia qualcosa da nascondere è al 100% sicuro. Con quello che abbiamo adesso, l'idea di una corte d'assise che gli infligge un ergastolo per questo omicidio, mi sembra di andarci molto cauto, a differenza dell'altra. Chiaramente si è in presenza di un processo indiziario, ricordiamoci che si può anche arrivare a condanna sulla base dei semplici indizi, purché siano però gravi, precisi e concordanti. Ecco. No, in generale quando non c'è una prova, in questo caso abbiamo anche un'altra aggravante che rende molto complicato questo processo, la mancanza del corpo. Non a caso i mafiosi usavano sciogliere i cadaveri nell'acido, lasciavano molto meno tracce, tanto per dire qualcosa al riguardo. Ma questo non significa, io un po' ho visto un po' di elementi che sono emersi, è chiaro che vanno valutati e bisognerà vedere come verranno valutati, certo. Se ogni elemento ha una chiave di lettura alternativa, questa è una decisione che è complicata ma che spetta solo ai giudici, e vediamo anche quello che emergerà nel corso poi del dibattimento, perché non è detto che tutti questi indizi riescano poi ad avere la stessa efficacia che hanno avuto nella fase delle indagini preliminari durante il dibattimento, come potrebbero anche averne una maggiore, ma questo soltanto aspetteremo ed è un compito. Allora, in questa intercettazione telefonica l'imputato elabora un articolato progetto per dimostrare come si sarebbe ferito quel pomeriggio. Il piano prevedeva l'occultamento delle nelle campagne di un tondino di ferro intriso del suo stesso sangue. Rosario spiega alla sua convivente il suo folle piano. Sentite. Speriamo che oggi non mi chiama nessuno. Domani, oggi, domani mi dovrebbero chiamare. Io sono partito per Randazzo e in una volata me la faccio tutta di corsa e poi torno indietro. L'importante è che io arrivo a posare quel coso e si mangiano la castagna. Che io sono venuto verso di qua e gli sembra che sono venuto con questa ragazza e alle volte gli pare che l'ho nascosta là, capito? Speriamo che non la prendo prima che vado. Faccio quello che devo fare e quel coso. Anzi, se lo posso mettere infilato nella terra, lo metto nella terra, con le mie stesse mani. Hai capito? Oggi e domani lo vedono, trovano tutte le mie impronte. Allora, adesso ne manderemo altre di intercettazioni. Roberto, pare strano, ma in tanti casi di cronaca poi queste persone vengono ascoltate in una maniera o nell'altra, vengono intercettate attraverso le indagini, e però parlano tranquillamente, come non si rendessero conto, no? Che magari qualcuno c'è oltre a loro e che qualcuno li può controllare, no? C'è sempre un senso di impunità. Oppure lo fanno apposta? Già. Allora, io non sono assolutamente d'accordo con Massimo Lugli, che è un grande esperto, perché no, non sono proprio d'accordo, nel senso che non vedo proprio contraddizioni in quelle che sono le intercettazioni fatte dalle cimici della polizia sull'automobile di Saro, di Rosario. Non è che ci sono due intercettazioni diverse, nella stessa intercettazione lui dice l'ho uccisa e subito dopo dice ma se fossi poi davanti a un giudice dico che è stato quell'altro, facendo precisamente un nome e un cognome. Non è tanto rendersi conto di poter essere intercettato quanto proprio di prepararsi una difesa. Questo è un uomo che sa muoversi, è un uomo che sa pensare e
ripeto, questa altra intercettazione che hai appena scopinato in questo servizio proprio dimostra che ha un'architettura molto ben precisa per uscire da questa storia e per dimostrare la sua innocenza. Il coso, intriso del suo sangue, riempito delle sue impronte, è portato ben lontano da dove potrebbe essere il corpo di Agata. E vuoi rispondere, Luigi? Sì, mi sembra, guarda Roberto, io ti capisco, però mi sembra tutto talmente irrazionale. Tu c'hai il coso, lo vai a sotterrare e non se ne parla più, invece dici che lo vai a mettere lì con le tue impronte. Altra cosa, quando lui parla da solo, io a questi monologhi ci credo poco, che uno in macchina, si mette, in macchina, il posto dove si mettono le cimici, il primo posto è la macchina, e lo sanno tutti. E questo in macchina si abbandona a dei soliloqui che non hanno né capo né coda, perché è vero quello che dici tu che a un certo punto, però lui dice adesso mi lasciano andare e dicono abbiamo capito che non sei stato tu ma bensì è stato Massimo Lupi, il nome che lui fa, voglio dire, è un comportamento talmente folle che secondo me tende a intorbidire le acque. Allora dice intorbidisce le acque perché ha ammazzato la ragazza o intorbidisce le acque perché vuole in qualche modo fare una tale confusione. Per questo dicevo che lo fanno apposta spesso. Certo, vogliono utilizzare il mezzo di comunicazione di massa. Ma siete mai capitato dove fatte un lungo discorso anche della folla? Ricordiamoci che la condanna di un imputato può essere affermata oltre ogni deve essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio, cioè significa che se c'è un minimo dubbio sull'innocenza il giudice è tenuto ad assolvere. Questo ricordiamo la norma del nostro ordinamento giuridico, così come è stata, sono state da ultimo modificate alcune disposizioni. Oltre ogni ragionevole dubbio significa che chi lo condanna non deve avere un ragionevole dubbio dell'innocenza della persona da condannare. Quindi le riflessioni di Massimo mi sembrano molto pertinenti, poi al di là del fatto che il processo può, i giudici valuteranno sulla base del materiale che poi acquisiranno al fascicolo del dibattimento. Allora adesso vedo ancora la mamma che parla, Maria Grazia. Vogliamo... Sì. Sì, si sta parlando ancora, sta parlando proprio del rapporto tra Agata e i suoi figli, in modo particolare il rapporto tra Agata e Rosario Palermo. Ecco, ha descritto Rosario Palermo anche come un uomo violento, spesso alzava le mani su di lei e uno dei suoi figli era solito difenderlo. È un rapporto diverso invece quello che c'era tra Palermo, Rosario Palermo e sua figlia Agata, a volte uscivano insieme, ecco, sta raccontando proprio un'uscita, una sera che sono andati a mangiare insieme. E quindi un rapporto completamente diverso, un rapporto forse di complicità. Continuiamo a sentire queste intercettazioni. L'imputato spiegava a un amico che nel caso in cui fosse stato chiamato dai carabinieri avrebbe dovuto dire che il pomeriggio della scomparsa di Agata erano stati insieme e che lui si era ferito verso le 14:30 mentre raccoglieva l'origano. Importante l'orario, prima che venisse informato della scomparsa di Agata, è per questo che avrebbe indicato questo orario preciso. Sentite. Quando sarà? Se ti prendono come testimone, gli devi dire che quando mi sono fatto male, al piede, è stato molto prima che mi è arrivata la telefonata. Certo. Perché lo vedi dove loro sono... Si è fatto male, giusto? Giusto quel giorno? Si è fatto male al piede? Il piede, sì. Si è fatto male alle 2:30. Al piede si è fatto male subito. Non è voluto andare e continuando a camminare... Alle 2:30. E camminando se lo è rovinato di più. Alle 2:30. Alle 2:30. Alle 3. Tonia, scusami, questa cosa che lui deve per forza dire che si è ferito da qualche parte è un po'... È un modo per giustificare quello che la perdita di sangue, quindi questi colloqui... Che potrebbe avere avuto potrebbe durante aver una avuto colluttazione durante... Non lo sappiamo, lui dice delle cose controsenso, illogiche in macchina, forse per confondere... forse è consapevole di essere ascoltato, in qualche modo cerca di depistare e quindi anche lui per un certo qual senso di dimostrare un'incapacità di intendere e volere, un qualche infermità mentale, questo non lo sappiamo, però è vero pure che con tutta la prudenza del caso, come vuole il nostro sistema giudiziario, sì, che è estremamente garantista e quindi bisogna parlare e condannare oltre ogni ragionevole dubbio, come è stato giustamente detto, indica
indirizzi sono molto concordanti, sono precisi e sembra nell'illogicità noi troviamo invece una congruenza di fatti che ci auguriamo insomma non siano oggettivi e conclamati, ma presumibilmente il quadro sembra molto molto chiaro. Beh, la cosa accusatoria è abbastanza sembra abbastanza, io volevo dire abbastanza... Cioè, nel momento in cui mettiamo l'ipotesi, no? Sì. Che ci fosse stata questa gravidanza, c'era un ritardo da parte di Agata, non l'aveva detto la mamma, ma aveva detto del ritardo, non aveva detto che poteva essere, ecco, o che c'era una relazione, una presunta relazione con Rosario, la mamma non si era accorta di niente. Bisogna capire la personalità anche di questa ragazza, perché bisogna anche un po' capire che cosa, in qualche modo, in che dimensione di realtà lei metteva questa sua relazione con questa persona. Io volevo invece aggiungere due cose. Una era la testimonianza di cui parlava prima Lugli, perché giustamente io sono invece d'accordo con lui, perché la memoria non è cronologica, è ricostruttiva, è passato tanto tempo e questa persona che dice di ricordarsi, ma non lo sappiamo, questo metto un grande dubbio. Poi anche il discorso del dialogo in macchina, è vero che c'è una razionalità, è vero che una persona può costruirsi un alibi, no? Sapendo che è intercettato, però noi sappiamo, esatto, però noi sappiamo benissimo che c'è un inconscio che va al di là di noi, per cui quello che viene chiamato, succede a tutti noi, il dialogo interno in cui siamo arrabbiati, impauriti e parliamo con noi stessi, parte nonostante noi, per cui tutta questa conclusione, tutto questo suo discorso con conclusionato, no? Che non si capisce dove vuole arrivare, a me sembra invece proprio un dialogo interno con se stesso. Dottoressa, ma di solito il dialogo è interno, non è ad alta voce. No, ci sono persone che parlano proprio a voce alta con se stessi, è lì anche se mi capita avvisatemi. Alessi, sei d'accordo? Allora, io parlo con me stesso a voce alta quando voglio verificare con le mie orecchie se il mio piano di lavoro è quello giusto. Certo. E io nell'intercettazione di Saro vedo esattamente questo, la prova del 9, e lo dice a voce alta dicendo: questi sono i fatti, è stata uccisa da me, però io dirò davanti al giudice che è stato quell'altra persona. E in questo non vedo nessuna contraddizione, soprattutto la dottoressa, che sicuramente ha i numeri per dire quello che dice, però non vedo proprio qualcosa di sconclusionato, vedo veramente invece un piano che un'altra persona che è pratica con carta e biro avrebbe potuto anche scrivere per non sbagliare. Quel dialogo a voce alta è una prova del 9 di quello che lui ha intenzione di fare in futuro. Non lo so. Non mi sembra così chiaro. Sicuramente posso dire che magari se lui avesse parlato davvero ad alta voce perché qualcuno lo ascoltasse, no? Ma forse avrebbe dovuto dire altre cose, perché cose, questo, fa, questo parte, dico. Fa parte veramente delle testimonianze. Sarebbe organizzato meglio, insomma, se avesse avuto la consapevolezza di essere intercettato, avrebbe detto altro. Ma è vero che molti non sanno, non capiscono, non comprendono, allora, che possono essere intercettati, agiscono. Soprattutto nel caso delle intercettazioni ambientali, cosiddette ambientali, quindi le cimici in macchina o in casa, molti non se ne rendono mai conto, cioè, la cautela c'è normalmente nelle comunicazioni telefoniche. Sì. Quelle tra presenti normalmente sono un pochino più chiare. Questo, insomma, per esempio lo vediamo quando nelle indagini sul narcotraffico, se tu metti una microspia a casa di un narcotrafficante, quello ti dice cocaina, se parla al telefono ti dice magliette torta, o la stessa cosa dell'altro giorno. Insomma, quindi cambiano, è chiaro che questo una quota c'è. Sapere di essere intercettati con una microspia in macchina, insomma, a meno che non sei un criminale proprio di quelli navigati che ogni tanto va a fare la bonifica. Con la scomparsa di una ragazza, sei il principale accusato. Te lo puoi pure immaginare, però ecco, non mi pare che la vicenda sia maturata in un ambiente culturalmente in qualche modo ad uso a questi fatti. Ma non ci vuole tanta assurda. E in ogni caso, parliamo chiaro, se io avessi voluto inquinare le prove avrei detto cose totalmente diverse. Ma dai, quello, devi inquinare le prove, sai che devi essere intercettato, vai a dire quella roba là. Quindi questo mi pare più troppo. Vabbè, siamo garantisti. Allora, ascoltiamo ancora la mamma di Agata, fra poco ritorniamo dalla nostra cara Lombardi, perché sono andati avanti, stiamo parlando del processo Bene Neumeier, perché si fosse appena collegato con noi.
Tra poco ritorniamo in aula anche lì. Volevo solo sentire la testimonianza della mamma di Agata Scuto sul suo sospetto che la figlia fosse incinta dell'imputato. Che potrebbe essere movente. Pensi davvero che tua figlia fosse stata interessante, che aspettasse un bambino? Io penso di sì, perché mia figlia prima di andarsene, la ragazza, aveva un libricino rosa che quando è stato io l'ho buttato, disgraziatamente non lo dovevo buttare, e c'è questo libricino c'era scritto mamma cornuta c'era messo, e allora la ragazza quando ci stava lei ci scriveva il giorno del ciclo, c'era il suo nome e il nome mio, e lei ci scriveva in questo diario, ci metteva quando mi veniva il ciclo, quando ci viene il ciclo da lei. A me le riguardo non mi sono venute in questi questo mese. Come non mi sono venute, Agata? Ma come mai? No, ma 2 mesi. Come 2 mesi che non ti vengono le mestruazioni? Sono rimasta a bocca aperta e mi sono preoccupata. Poi, infatti, quando io a Mandassaro ho detto questa parola, lui è diventato un brutto in faccia. Mi convitavo con mio compagno come se era un marito. Lui è diventato di mille colori. Non è passato molto che poi mia figlia poi è scomparsa. Quando è scomparsa mia figlia, ma come mai mia figlia è scomparsa? Ah, Mariella, io lo sapevo che tua figlia se ne fuggiva, me l'aveva detto a me. Ma come? Te l'ha detto a te, noi non lo sapevamo niente in questa casa di nessuno. Lo sapevo lui solo, come tu? A te te l'ha detto a mia figlia e io non sapevo niente di questa storia. Questo è... Allora, fra poco ritorniamo da te, Maria Grazia, perché sicuramente parlerà... la mamma di Agata parlerà di questa questione, no? O ne sta già parlando adesso, visto che parlava del... Ora. Ah, lo sta dicendo. Ne sta parlando proprio ora, sta parlando del diario, sì, proprio in questo allora, momento, sta parlando di quella fase. Sta parlando del diario, di quel diario su cui Agata annotava ogni passaggio, annotava anche, in questo caso avrebbe annotato anche il ritardo del ciclo mestruale, avrebbe annotato questo, ma purtroppo, come ci ha detto anche nell'intervista la mamma, quel diario è stato gettato, quindi non c'è più quella prova, una prova che lei ha detto sarebbe stata fondamentale. Agata ha parlato di quello e probabilmente aveva annotato anche altre cose su quel diario. Lei usciva con suo figlio lasciando a casa sua Agata? Sì, certe volte sì, mi aspettavo per andare da mia mamma, che mia mamma era malata. Sì. Stava a Figarazzi, mia mamma, ora non c'è più morta. E per quanto tempo mangiava? Non so se riuscite a sentire, purtroppo l'audio non è perfetto. Poi io mi pulivo, mi andavo con mio figlio e ci facevo certe volte, Agata, sto andando, ma non ci può venire. No, mamma, io non ci vengo, voglio stare da sola a casa. Siccome sapevo che la ragazza non è che era babba, si muoveva a casa, e col telefono, le sue cose, non era una ragazza stupida, che non capiva le cose, e capiva abbastanza bene, e sapeva che gli voleva fare del male, perché non lo capiva. E allora io a volte... Cioè la ragazza lo capiva, no? Se qualcuno se ne voleva approfittare dei suoi soldi o qualcosa, lei era abbastanza sfetta la ragazza, non è che era una ragazza stupida, voglio dire. E allora io tante volte mi assentavo per andare dalla mamma a mangiare, sempre ripeto mia mamma, ora 3 anni e poi. Signora, con che frequenza andava? Una settimana quante volte potevo andare? Allora, li potevo andare al massimo 2-3 volte alla settimana, o spesso, anche comunque 2-3 volte alla settimana. Così. E Agata non veniva mai, non l'accompagnava. Non voleva venire, non voleva venire dalla mamma, non voleva venire. Ho capito. In queste occasioni che lei sappia, signor Palermo era a casa o era fuori? Allora, quando io lasciavo a casa, Agata, Saro era, di mattina andava alle 4, andava a lavorare alle 4. Alle 4, perché ora ritornava? Lui, ma non è che ritornava da me, andava da sua madre lui. Sì. Poi noi ci vedevamo la sera con Saro. Ho capito. Invece lei in che orario di tempo si è assentato? Allora, io andavo da mia madre come al solito, mangiavo latte, facevo quei 2 piatti, mia mamma voleva dire che non lo stavo a farci compagnia, perché era malata, era solo anziana. Facevo quelle 2 piatti, mangiavo con lei e poi dopodiché sono le 3, 4, perché mi andavo a casa, mi scendevo a casa. Quindi lei usciva di casa intorno a che ora? Alle 9, alle 10? Alle 10, così questi orari. E ritornava verso le 4 del pomeriggio? Sì, sì, sì. E questo 2-3 volte alla settimana? Sì. E Agata non veniva mai? No, non voleva venire Agata da mia mamma, non ci voleva venire. Voleva stare lei a casa, voleva stare. Va bene, allora Maria Grazia chiaramente continua questa testimonianza, c'è un processo in corso sì. Con tutte le attenzioni del caso e poi più tardi magari ci colleghiamo con te, va bene?